sindaco Scanagatti, oggi gli organizzatori del Festival dello Sport hanno sottolineato il vostro appoggio. Perché l'amministrazione comunale ha ritenuto di appoggiare il Festival dello Sport? Perché quando le risorse sono poche bisogna spendere bene, bisogna sempre spendere bene i soldi pubblici, però quando sono poche le risorse bisogna farle fruttare il più possibile. Io credo che col Festival dello Sport questo accada, perché qui si dà la possibilità a tutti, proprio a tutti senza distinzione alcuna, di potersi cimentare con le proprie discipline sportive, ognuno si sente protagonista, non c'è una competizione esasperata, è un elemento di promozione dello sport e poi avviene all'interno dell'autodromo, che è un gioiello di tutti. E quindi ci siamo sentiti, diciamo, di sostenere questa iniziativa. D'altra parte è arrivata la 38esima edizione, ormai è una tradizione, e se è arrivata fino in fondo è grazie alla passione sicuramente del suo presidente dell'USSM, Pietro Mazzo, di Enrico Redaelli, della Franca Casati, insomma di tutti quelli, non voglio dimenticarne qualcuno, che con passione, con vero spirito di volontariato, gratuitamente si danno da fare tutti i giorni in maniera silenziosa per fare in modo che i valori dello sport siano presenti nella nostra città. I cittadini monzesi sono dei buoni sportivi? Sì, perché noi abbiamo un'ottima base sportiva, anche perché Monza offre tante opportunità. Addirittura noi abbiamo il problema opposto, abbiamo meno impianti di quelli che ci vengono richiesti e purtroppo dobbiamo spesso dire di no, non possiamo dare una risposta positiva a tutti. Dopodiché sono soprattutto cittadini che amano lo sport, vorrei dire, lo amano e lo praticano. Poi abbiamo anche una fortuna, abbiamo il parco che è una grandissima palestra a cielo aperto e questo devo dire è un elemento che favorisce. Assessore Monti, tra le varie manifestazioni che ci sono nella provincia, quale ruolo ricopre il Festival dello Sport? Ma sicuramente il festival è un punto di riferimento storico, siamo arrivati alla 38esima edizione, quindi è sicuramente uno dei pilastri tra le manifestazioni monzesi ma brianzole dello sport. Soprattutto è un momento in cui centinaia di migliaia di giovani ragazzi e famiglie possono conoscere sport magari nuovi, magari strani, magari particolari e soprattutto praticarli. Ecco, questo è un momento di festa, di gioia e di conoscenza anche del mondo dello sport. Tra le varie iniziative sportive della provincia ricordiamo che state preparando anche Fuori GP. Sì, il Fuori GP è una manifestazione nata 2 anni fa proprio per iniziativa del mio assessorato, quindi della provincia di Monza e Brianza, per creare finalmente quell'happening o cominciare a creare quell'happening che sfruttasse la eco del Gran Premio di Formula 1 e portasse quelli che sono anche qui i migliaia di appassionati che arrivano da tutto il mondo per vedere il Gran Premio in Formula 1 al di fuori delle mura dell'autodromo. Quindi da qui Fuori GP saranno 3 sere di musica, di feste, di manifestazioni per far vivere i comuni, non farli subire soltanto i disagi che porta una grande manifestazione come quella del Gran Premio in Formula 1, ma far sì che ne godano anche i benefici. Abbiamo con noi Pietro Mazzo, presidente Unione Società Sportive Monzesi, Monza e Brianza. Presidente Mazzo, quanto avete faticato quest'anno per arrivare al traguardo della manifestazione? Partiamo da un presupposto: nessuno quest'anno, nessuno era in grado di fare qualcosa, cioè ci siamo trovati di fronte a un muro, magari anche con gente che evidentemente aveva realmente dei problemi, ma con un muro che è stato invalicabile da un punto di vista economico, cioè tutti ci dicevano capisco, mi va bene, però, e quindi abbiamo veramente, veramente lottato per riuscire a mettere in piedi un festival, che tra l'altro lo faremo sicuramente, magari in forma più ridotta o più controllata, ma comunque lo faremo, però abbiamo trovato veramente quest'anno molte difficoltà. Se non ci fosse stata l'amministrazione comunale di Monza forse non ci saremmo riusciti. Abbiamo chiesto prima al sindaco Scanagatti perché l'impegno a sostenere la vostra iniziativa e lui ha ribadito sia a noi che in pubblico poco fa che la vostra è una manifestazione storica e non si poteva non aiutarla. Beh, capisco che vi sembra un'ottima risposta, perché in fondo siamo partiti 38 anni fa quasi
per scherzo, siamo arrivati ad avere una manifestazione di livello oltretutto non soltanto direi provinciale, ma ormai i nostri confini sono andati oltre regione, sono praticamente a livello nazionale, perché le partecipazioni arrivano un po' da ogni parte d'Italia, perché le manifestazioni che facciamo sono originalissime, perché cerchiamo sempre di innovare qualche cosa e quindi più che mai dobbiamo portare avanti questo progetto, perché è un progetto che rende gratifica, che gratifica i cittadini monzesi, gli sportivi monzesi e la città di Monza e oltretutto anche noi ovviamente che organizziamo da 38 anni. Abbiamo con noi Alfredo Scala, neo direttore dell'autodromo. Oggi è stato presentato durante questa manifestazione. Lei cosa ne pensa di questo tipo di manifestazione nell'autodromo? Da come mi è stata descritta è un sogno, insomma, è il vero gran premio della festa dello sport, quindi la manifestazione sarà un'altra edizione straordinaria. Ci sono state presenze negli anni passati incredibili sia come partecipanti, come visitatori, come discipline rappresentate, con uno spirito di solidarietà sociale unico, quindi penso che qualsiasi comune, provincia o regione auspicherebbe una festa del genere, poi soprattutto ambientata in una location così, che è unica al mondo. Quindi pensa che sia utile per i cittadini, sia monzesi che lombardi, assistere a questa manifestazione e essere integrati nella struttura dell'autodromo? Ma certamente, il fatto che l'autodromo abbia da sempre dato la propria disponibilità e collaborazione a ospitare un evento del genere è stato già circa 38 anni fa lungimirante da parte di chi l'ha consentito e da parte degli attuali management, quindi presidente e amministratore legato, altrettanto, perché continuano a credere in una manifestazione che ha una grandissima valenza sociale trasversale, per cui più si porta a conoscere, a toccare con mano il mito dell'automobilismo, che però è al servizio della comunità. Abbiamo con noi Enrico Redaelli, che tra le varie funzioni che esercita è anche uno dei collaboratori e uno dei organizzatori di tutte le strutture del festival. Dottor Redaelli, oltre al lancio del telefonino, al gioco delle bocce quadre, cosa ci riserva quest'anno? Quest'anno abbiamo una novità che neanch'io conoscevo, ho avuto una richiesta qualche giorno fa del rugby subacqueo. Non lo so come si svolge, io ho guardato poi su internet e ho visto che usano dei palloni ovviamente pesanti e giocano a rugby nella piscina a 4 metri, a 3 metri, 3-4 metri di profondità. Vediamo, siamo ecco, tutti curiosi di capire cos'è. Al di là di queste curiosità che tutte le volte il Festival dello Sport propone, quanti saranno poi le associazioni, comunque le società che parteciperanno all'evento? Le società che parteciperanno all'evento saranno una cinquantina. Come è stato detto in conferenza stampa, purtroppo le risorse economiche quest'anno sono molto scarse, quindi abbiamo dovuto rinunciare a parecchie discipline che necessitano di una struttura che per noi diventa costosa. Noi negli anni passati abbiamo sempre dato tutte le strutture, tutti gli accessori necessari gratuitamente. Quest'anno purtroppo, non avendo budget, abbiamo dovuto rinunciare a molte discipline, per esempio ne cito una, il calcio non lo facciamo perché un campetto di calcio mi costerebbe troppo e quindi non riesco a... Comunque siamo sicuri che la gente, i cittadini di Monza e della Brianza saranno comunque soddisfatti di questa manifestazione. Ma quello senz'altro, perché quello che non è mai venuto a mancare, che credo non mancherà mai, è lo spirito sportivo. Chi fa dello sport lo fa con volontà, con passione, chi vuole assistere e provare anche assistere alle manifestazioni di questi due giorni o chi vuol provare delle discipline proprio con gli strumenti in mano lo può fare. Poi è chiaro che se ci fossero state il doppio di società sarebbe stato, dal punto di vista folcloristico, dal punto di vista dell'immagine, meglio, però accontentiamoci di questo e portiamo avanti lo spirito, che poi è quello che conta. Un benvenuto particolare al nuovo direttore dell'autodromo, Alfredo Scala. Grazie. Vi annuncio anche che tra circa 10 minuti dovremo avere anche il presidente della provincia, Dario Allevi, e graditissima
anche un'altra grande presenza. Avete visto che Parterre de Rouen abbiamo sia qui al tavolo che qui davanti a noi. E ben volentieri, io cedo subitissimo il microfono al presidente regionale del CONI, all'ingegner Pierluigi Marzorati. Prego. Grazie Gian Maria, buongiorno, scusate. Innanzitutto grazie al sindaco, che lo vedo molto presente sulle vicende dello sport qui a Monza Brianza. Abbiamo il nuovo delegato provinciale Enrico Radaelli, per cui credo che siamo ben rappresentati sul territorio. Al tavolo non voglio dimenticare il precedente delegato Adriano Cucimosotti, che è il mio vicepresidente in giunta regionale del CONI, che ha già tracciato, diciamo, nel passato un po' la strada. Credo che questa sia una grande opportunità per lo sport e per il CONI in particolare, quella di poter lavorare non solo sulla città di Monza ma tutta sulla provincia di Monza Brianza. Non mi spiace che non c'è il presidente della provincia, Dario Allevi, però penso che, insomma, abbiamo un rapporto tale per cui non mancheremo di fargli sentire quanto ci teniamo e quindi anche la vicinanza della provincia, e non tanto per un discorso economico, perché oggi la situazione economica sappiamo qual è, ma non è che dobbiamo sempre parlare per forza di soldi. Credo che lo sport ha già dimostrato in passato di poter fare delle cose interessanti, importanti, anche con pochi soldi. Col volontariato, certo, un minimo ci vuole, quindi, ma io credo che questo sia proprio il momento di ottimizzare le risorse che abbiamo a disposizione per lavorare assieme. No? Squadra che vince non si cambia, si dice in gergo sportivo. Ebbene, questo è il settimo anno che ho la possibilità, la fortuna, l'onore di poter partecipare da questa parte del tavolo a questa straordinaria manifestazione che ormai da 38 anni è diventata il Festival dello Sport. E quando qualche giorno fa, Pietro, ti devo ammettere sinceramente, ho ricevuto quell'invito di Confindustria a partecipare al convegno di Expo e ho visto 10 giugno alle ore 17, c'avevo il tuo viso davanti, ho detto, e mo chi glielo dice? Poi per fortuna sono riuscito a stravolgere la scaletta degli interventi in via Petrarca per arrivare in tempo, anche perché, caro Pietro, l'anno prossimo ci sarò sicuramente, forse seduto tra il pubblico, perché nel 2014 diciamo che ci sono due ipotesi. C'è un'ipotesi che non voglio neanche per ora prendere in considerazione, ma esiste, la provincia sparisca, e c'è un'altra ipotesi che comunque noi andiamo a scadenza di mandato, per cui devo anche e dovremmo anche vedere, nel caso che invece la provincia continuasse a vivere, di riottenere la fiducia dei cittadini. Ma detto questo, è, come ha già detto il sindaco Scanagatti, l'istituzione provincia che dice grazie a Pietro Mazzo, dice grazie ad Enrico Redaelli, che dice grazie a Franchina Casati, che dice grazie a Fabrizio Cicci, che dice grazie a tutti voi, per quello che da decenni fate per questa città e per quello che da decenni fate per lo sport di questa città, quello sport con la S maiuscola, quello sport veramente che traina tutti, perché il vostro entusiasmo e la vostra passione è contagiosa. E lo dico perché, anche qui mi tocca ripetermi, una delle esperienze più belle, anzi l'esperienza più bella nella mia breve carriera da amministratore pubblico è stata proprio quella che mi lega al Comune di Monza e mi lega ai 2 anni e mezzo in cui ho avuto la possibilità di fare l'assessore allo sport del Comune di Monza, per